nostra radio 88.3, sempre musica. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Buongiorno Italia. Tanti auguri. Tanti auguri a te. Auguri da Marco Nodari. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. E sì, belli miei, buona domenica. Oggi domenica 10 marzo festeggiamo i primi 9 anni di Buongiorno Italia. Davvero siamo assai emozionati, assai felici. Avete appena ascoltato il nostro carissimo, nostro Marco Nodari, che ci regalava il suo tanti auguri a Buongiorno Italia. E come lui ne avremo tante, ma tante, ma tanti amici, fratelli e sorelle del cuore che ci saranno con noi questa domenica. Voglio ringraziare infinitamente tutto il vostro amore, il vostro affetto. Alcuni mi dicevano: ma Gabri, fai gli anni 2 volte all'anno? No, amore mio, no. E tesoro bello, è il mio compleanno il 1° gennaio, però il compleanno di Buongiorno Italia il giorno 7 marzo, e davvero per noi è una festa, è un bimbo che è cresciuto e che è cresciuto molto, ma molto bene. E nella compagnia di tanti amici, nella compagnia di tanti maestri, di tanti cantanti, cantautori che hanno fatto parte di Buongiorno Italia e che fanno parte della nostra famiglia del cuore. Voglio ringraziare voi tutti che siete all'ascolto di Buongiorno Italia, ringraziare la Colombraro Hermanos, Luce Charm nelle nostre case, Fabio Cuscini, il Coiffeur delle Star, tutta FM, la Tecno, particolarmente il nostro Rodrigo Duque che ci accompagna tutte le domeniche, io particolarmente mio figlio Claudio che è il motore della mia vita, e se io sorrido tutti i giorni è grazie al suo sorriso, così che amore mio, se lo sai quanto, ma quanto ti voglio bene. E salutare voi tutti, ripeto, e iniziare questa puntata che anche viene dedicata alla festa delle donne, ma ripeto, la festa delle donne deve venire non festeggiata, se non ricordata e rispettata innanzitutto i 365 giorni dell'anno. Iniziamo con questo classico, Caruso, ce la regala il mitico Lucio Dalla. E vai! Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Sentì il dolore nella musica
si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me bene assai. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai, e scioglie il sangue di me. E sì, belli miei, ascoltando Caruso, e avremo l'onore di ricevere il saluto della nostra madrina d'onore di Buongiorno Italia, la professoressa Laura Vizzari di Bologna Connect, della quale mi onoro di essere la loro ambassador in Argentina, ci regala questo nostro saluto. Buongiorno Laura! Buongiorno alla cara Gabriella e a tutti gli amici della trasmissione Buongiorno Italia. Ancora una volta è un piacere poter lasciare il mio augurio e saluto a questa bellissima famiglia. Buon compleanno, sono 9 anni, quindi il bambino è cresciuto ed è cresciuto molto bene. Complimenti carissimi, Gabriella, tu sei una forza della natura, sei la nostra ambasciatrice migliore che con tanta passione e amore continua a raccontare della bella Italia, della mamma Italia. Le tue interviste sono sempre una fonte di informazioni, di cose nuove, di piacevoli incontri, e quindi grazie per tutto quello che fai con tanta costanza, amore e dedizione. E come da tradizione vorrei poter presentare una canzone che amo particolarmente, di un cantante della nostra bella Bologna. Sto parlando di Lucio Dalla, immagino che tanti l'abbiano già immaginato, e la canzone che voglio proporti, cara Gabri e tutti gli amici di Buongiorno Italia, è Futura. Quindi Lucio Dalla, Futura. Un bacione a tutti e vai! Chissà domani su che cosa metteremo le mani,
se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri. Rimane i russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro, che tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a te. E sì, belli miei, davvero oggi una giornata alla grande, festeggiando i primi 9 anni di Buongiorno Italia. Prima abbiamo ascoltato la nostra madrina d'onore, la professoressa Laura Vizzari, e ora è il momento di presentare il nostro padrino d'onore, il maestro Guido Maria Ferilli. Buongiorno Guido. Buongiorno Gabriella, che piacere risentirti, sono felice di essere qui con voi per così omaggiarti intanto per la, veramente per la bellezza di questa tua trasmissione che ha seminato un sacco di proseliti, nel senso che tutti vengono ad ascoltarla, qualcuno me ne parla eccetera. Io sono contento di essere il tuo padrino d'onore, ma da un po' che non ci sentiamo perché ho avuto tanto da fare anche tu eccetera. Veramente complimenti, tanti auguri ancora infiniti per i 9 anni, addirittura sono 9 anni, sono passati 9 anni per Bacco. Però è stata una bella tua, diciamo un frammento della tua carriera, perché insomma fai tante cose e quindi è giusto anche omaggiarti per questa tua, per questo tuo intervento, per questa tua crescita nella trasmissione Buongiorno Italia, che a cui sono molto appassionati tutti gli italiani che sono all'estero. Qualcuno me ne parla, io ne parlo tanto per omaggiarti anche. Beh, va bene, comunque sono felice di essere qui con te. Scusa un po' perché c'è un po' di raffreddore. Carissimo Guido, lo sai quanto ti vogliamo bene e quanti anni insieme e quanti altri che restano ancora per camminare questo lungo e meraviglioso cammino che è la vita, e una vita piena di musica, della tua musica, fatta con un amore così grande, vero? Sì, un amore così grande è stato veramente un successo planetario e sono veramente felice. Pare che dopo, lo dicono i sondaggisti e alcuni giornalisti, che dopo Volare, cioè Nel blu dipinto di blu, è la seconda canzone più popolare in tutto il mondo. E beh, sono contento, però d'altra parte mi piace questa cosa perché ho osannato l'amore per la donna in fondo. Cioè la donna deve essere, visto che proprio ieri c'è stato, l'altro giorno c'è stato la festa della donna, deve essere veramente rispettata, come sempre scrivo, come sempre dico, e quindi un amore così grande non fa altro che sottolineare questo mio concetto in un certo senso. E beh, sono contentissimo, un amore così grande è l'amore che dovremmo avere per tutti e dovremmo vivere con amore anche per gli altri, per i poveri, per chi non bene, insomma dobbiamo cercare di veramente di pensare anche a queste persone, insomma, che sono molto più, che sono meno anzi fortunate di noi e magari sfortunate, ahimè. Quindi niente, insomma, sono felice di aver fatto questo brano e
insieme, e poi ne ho fatti tanti altri, tu lo sai, ho scritto tante altre canzoni, quindi diciamo, non posso lamentarmi. Che sei immortalizzato con questo tuo amore è così tanto grande, però che non possiamo dimenticare tutto ciò che hai fatto per la mitica Raffaella Carrà, per i Nomadi, per Pierangelo Bertoli, per il nostro grande Mino Reitano e tanti tanti altri della musica, vero Guido? Sì, tutti quelli del periodo, diciamo, quando c'erano i cantanti che chiedevano le canzoni. Oggi sono tutti cantautori, alcuni sono bravi, altri sono, insomma, fanno adesso chill rap, che non so quanto possa funzionare, ripeto. Però io ho scritto veramente per tanti, ho scritto per tutti i Nomadi, i Camaleonti, Dick Dick, ho scritto anche per Raffaella Carrà, chiaramente 8 brani, per Caterina Caselli, per tanti artisti di quell'epoca. Chiaramente oggi non c'è molta richiesta, forse stai tornando, però non c'è molta richiesta per degli autori, sono tutti cantautori, e però vediamo anche i cattivi risultati che alcune volte si ottengono, nel senso che i cantautori sono tanti, ce ne sono bravi, però non tutti possono essere cantautori, se scrivere testi e musiche, cantare, di gente che, voglio dire, probabilmente non ha proprio quella quid in più per lasciare una traccia significativa nel corso della loro vita musicale. Cioè, non tutte le canzoni, insomma, che ci sono oggi possono avere veramente un successo, perché, insomma, vedo che sono scritte soprattutto non tanto con amore quanto con il cervello, e quindi, sai, io credo che la canzone deve partire dal cuore, deve essere una cosa spontanea, altrimenti le cose molto pensate, raziocinanti, eccetera, non vanno bene, secondo me non vanno bene, perché la gente ha bisogno di simpatia, di cose molto sentite, ecco, tutto. E siccome tu dici sempre, mio carissimo Guido, il tuo un amore così grande, e tutti i tuoi brani sono stati scritti a quattro mani, due tue e due del Padre Eterno, vero? Certo, questo sì, è veramente a quattro mani, e è una cosa che vorrei portare anche al Papa, perché tra l'altro io adesso dimenticavo adesso, poi chiudo perché non vorrei, che scrivere un brano per Papa Francesco per la fine dell'anno, qualcuno mi ha suggerito questo, adesso proverò ancora, e l'ho scritto a quattro brani, dicevo, con il Padre Eterno che mi ha veramente guidato. D'altra parte io sono molto religioso e non mi vergogno neanche a dirlo, perché sono in tanti a vergognarsi di essere religiosi. Io amo veramente il Signore e credo che devo ringraziarlo sempre per tutta la vita, perché mi ha dato questi successi, questo mio volere scrivere a tutti i costi con spontaneità, senza badare al commercio, insomma. Beh, io sono fatto così, insomma, io poi sono molto religioso e quindi applico dovrei farti sentire prima o poi, mandarti così in via privata anche un'altra canzone, l'Ave Maria di Ferilli, credo che tu la conosca. Sì, certo di sì. Pure, però ho scritto un'altra canzone che si chiama Salve Regina, che mi sembra molto interessante. No, questa davvero non l'ho mai sentita. No, è nuova, infatti. Saresti la prima a sentirla. Onoratissima, Guido. Tra i miei amici. Onoratissima, e tu lo sai. Sì, va bene. E quindi niente, va bene. Io veramente ti ringrazio sempre, perché faccio la parte dell'apripista e delle tue, cioè, in un certo senso, dei tuoi compleanni. Ecco, però, insomma, se è il caso, io cercherò anche di mandarti qualche personaggio che mi intorno, per se vuoi fare delle interviste ancora. Ma certo di non lo sì. So, adesso ne parliamo anche privatamente, magari. Va certo bene? Di sì, carissimo Guido, ti stanno tutti salutando, iniziando dal nostro console generale d'Italia in Argentina, anche la dolcissima Lina Sastri, che ora dopo di te già è in collegamento con noi, la nostra Claudio Sava della Colombia, e la nostra Loretta Crestani, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia oggi, in questa nostra giornata tanto particolare, tanto allegra, con tante emozioni, che sono le emozioni che anche proviamo ogni volta che sentiamo e ascoltiamo una tua canzone, carissimo Guido. Certo. Ti ringrazio. Io mi scuso se sono un po' mezzo stordito, perché sto prendendo delle cose per il raffreddore, continuo a beccare un raffreddore dietro l'altro, però insomma sono così contento di averti sentito, Gabriele, e di dare un saluto a tutti quanti i tuoi telespettatori, a tutti coloro che ti vogliono così tanto bene. Grazie anche a Laura Bizzarri, la mia, certo di sì, che ha parlato prima di te oggi.
Sì, va bene, un saluto anche a lei, un saluto a tutti quanti. Insomma, io adesso sono un po' staccato da Facebook perché devo fare, ho un progetto che sto facendo, un po' scrivendo piuttosto che ascoltando varie cose, quindi sono un po' preso, ma comunque mi ha fatto tanto piacere questa tua, questo tuo intervento e ti ringrazio sempre. Siamo noi a ringraziare te. Carissimo Guido, salutiamo la tua dolcissima Desi e anche la tua meravigliosa mamma. Sì, ha 95 anni, ringraziamo il cielo. Davvero. E cosa ti sembra, mio carissimo Guido, se ora ascoltiamo questo tuo capolavoro, Un amore così grande, interpretato dal big tenore Luciano Pavarotti? Ah, perfetto. Lo presento io? Sì, amore, presentala tu, per favore. Ah, va bene, sì, adesso mi sentivo male. Carissimi amici, io vi faccio mettere sul disco di Luciano Pavarotti Un amore così grande, cioè che è anche una bella sua, come si dice, interpretazione. Sono felice di questo e di tanti altri cantanti che hanno fatto il mio brano, insomma, sono in tantissimi. Va bene, scusami tanto, sono a inciappare la voce, vabbè. Un bacione immensissimo e grazie di esistere, carissimo nostro padrino d'onore. Grazie, scusa, ma la mia veramente gola qui. Vabbè. Un bacione immensissimo, saluto. Buona domenica e grazie di esistere. Grazie anche a te, cara. Saluti a tutti i tuoi telespettatori, in bocca al lupo sempre. In bocca al lupo. Buona ciao, domenica, grazie. Un bacione immenso. Un bacione anche a te, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Quanto caldo dentro e fuori intorno a noi,
La Tecno, otra radio. 88.3. La Tecno. Radio. Radio. La Tecno, otra radio. Inicio de espacio publicitario. Se encuentra abierta la oferta de posgrado. Graduados, docentes, investigadores y profesionales del ámbito público y privado pueden inscribirse a carreras que brindan una posibilidad de formación actualizada, orientada a la innovación dentro de la perspectiva de vinculación de la facultad con la sociedad. ¿Querés saber más? Comunicate al 4201-4133 interno 112 o por mail a posgrado@fra.utn.edu.ar y fraposgrado@gmail.com. Fin de espacio publicitario. La Tecno 88.3 UTN Radio. Desde el sur de Buenos Aires. La Tecno. La Tecno. Cugini Fabio. No te confundas. Cugini es Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cugini. No te confundas. Lima 83. www.cugini.com. Cugini Fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación. Y sì, belli miei, davvero meraviglioso ascoltare in diretta il nostro padrino d'onore Guido Maria Ferilli. Prima abbiamo ascoltato la nostra madrina Laura Vizzari ed è il momento ora di presentarvi una grande cantante e attrice napoletana, un'italiana doc, una reginella. Parlo della mitica Lina Sastri, nata a Napoli un 17 novembre. Attrice e cantante doc. Ha vinto due Davidi di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Mi manda piccone e per Segreti, e un Davide di Donatello per la miglior attrice non protagonista per La inchiesta. L'ascoltiamo ora in Reginella. Intanto telefoniamo la mitica nostra Lina Sastri. E vai! A pie finestre che rosa stiva miese a tre o quattro cento e parlavo francese e così l'audriere vedace incontrà fui l'audriere attuata. A te tu mi voluto bene, a me voluto mamma che mai fatto tu distrattamente pienso a me arginè quando stivo con me mangiavo gamba di cias mi campavo in vas e che vas tu cantavi e chiedivo e sì, belli miei, davvero che onore. Stavamo ascoltando Reginella, questo classico della musica napoletana, e già abbiamo in linea con noi per festeggiare i primi 9 anni di Buongiorno Italia la mitica nostra Reginella, Lina Sastri. Buongiorno, buona domenica Lina. Buongiorno a voi, buona domenica a tutti. Davvero che onore carissima Lina essere in diretta con te oggi festeggiando questo nostro compleanno di Buongiorno Italia, ma anche festeggiando la vita ed avendoti in diretta con noi, a te che sei un vero esempio di vita. Ma voi capite se io parlo italiano? Ma certo di sì, le nostre trasmissioni vengono al 100% parlate in lingua italiana, tesoro bello. Bene, bene, bene.
speriamo di vederci in giugno lì a Buenos Aires. E lo sai, mia cara Lina, lanciamo l'appello perché ti racconto che questa settimana sono stata con il signor console generale Riccardo Smimmo, un altro napoletano doc, e anche con il signor console di Buenos Aires Gianluca Riga, un altro napoletano doc, e mi hanno detto: Gabri, possiamo farti una domanda? Sì. E mi dicono: tu conosci Lina Sastri? Ma no, non puoi dirmi una cosa così dal genere. Io adoro Lina Sastri e tutti gli italiani d'Argentina la vogliamo così tanto bene, così che per noi davvero sarebbe un onore averti con noi per festeggiare la festa della Repubblica Italiana. Che meraviglia, che meraviglia. Sì, io spero proprio di venire, di avervi tutti a teatro e canteremo insieme. Sono stata a Buenos Aires molti anni fa, non vengo da molto tempo. È vero. Sono stata e quindi spero di tornare oggi, perché siamo tutti diversi e che dobbiamo festeggiare questa nostra Italia e anche la vostra Argentina, che è una terra meravigliosa. Alla quale ti legano tante cose, alla nostra cara terra argentina, vero sì. Lina? Ho molti parenti a Mar del Plata, tu sai, perché una sorella di mio padre sposò un argentino, quindi ho molti, e vive a Mar del Plata una mia zia, quindi ho cugini, parenti a Mar del Plata, forse anche a Buenos Aires, non lo so, e poi sono stata sposata con un argentino, un artista argentino originario di Rosario, e sono stata la compagna per molto tempo di un artista meraviglioso che non c'è più, che ci ha lasciato un anno fa, Alessandro Kokoschinsky, che era di origine russa ma era argentino, e quindi suo fratello vive a Buenos Aires ancora, il fratello di Alessandro, quindi poi ci vedremo tutti insieme quando arriverò lì. L'altra volta sono stata al teatro Cervantes. Sì, me lo ricordo perché io ci sono stata a vederti. Ah, c'eri? Ah, ecco. Questa volta credo che dovremmo essere al Teatro Coliseo. Al Teatro Coliseo di Buenos Aires, dove sono stati tanti amici tuoi, quanto il nostro Peppino Di Capri, il nostro Eugenio Bennato, tanti. Ivan Zanicchi anche, e ci sono stati per la Festa della Repubblica, e mancavi tu, Carolina. Mancavo io. Speriamo proprio di arrivarci, così ci conosciamo da vicino, cara Gabriella, e conoscerò anche il console italiano, il console argentino, e ci facciamo un brindisi tutti quanti per la nostra Repubblica, per la nostra festa e anche, per la musica. E anche, bella mia, l'ambasciatore italiano in Argentina è anche napoletano, ti racconto. Ah, e ti manda tanti cari saluti. Ma grazie, grazie. Intanto ve lo saluti anche tu. E magari, ecco, se io posso, poi se lui mi chiama, possiamo sentirci anche in privato, sono felice di parlare con lui. Benissimo, allora se tu me lo permetti, io in privato, certo, poi do il tuo telefono sia al signor ambasciatore quanto al signor console. Al console, grazie infinite, mia cara. Io sono colei che ringrazia te. Viva Napoli, viva Napoli. Viva l'Argentina, naturalmente. E amore mio, se per te va bene, potresti presentare un brano squisitissimo, scritto dal grande Pino Daniele e interpretato da te alla grande, Assaie. Lo puoi presentare tu, per favore? Ma certo. Allora, io ho fatto un film anni fa che si chiamava Mi manda Picone, con la regia del grande Nanni Loi, che non c'è più, e con un attore meraviglioso che è Giancarlo Giannini. In questo film la colonna sonora fu scritta da Pino Daniele, e la canzone che lui scrisse apposta per me, che nel film ero Lucella, il personaggio protagonista, si chiamava Assaie, e parla del valore della musica nella vita. E questo tu lo sai bene, e sei davvero una grande ambasciatrice della musica nel mondo. Perciò, davvero, dolcissima nostra Lina, sarà un onore averti da noi. Toccheremo Mamma Italia e Mamma Napoli con le mani, toccando le tue mani e ascoltando la tua musica. Grazie infinite, a prestissimo allora, ci vedremo a giugno. Un bacione immenso, buona domenica, buona musica, e ti aspettiamo con anima e cuore. Un bacio a voi tutti, e veramente, veramente sono felice di averti sentito, ti ringrazio di avermi chiamato, saluto tutto il popolo italiano che è in Argentina e anche gli argentini
che sono di origine italiana quasi tutti, come so. Ci vediamo presto. Un bacione immenso, Lina. Ascoltiamo allora Assaje, ce la regala la nostra reginella Lina Sastri. E vai! Quando la strada che porta a niente e quando la strada che ancora mi fa certo che porta chi sto dormiente ma non ci stanca mai camminando si perde le cose e camminando si vuole trovare ma la rage che non si ha nascosto esce fuori forte assai, 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 in amori, senza perdere di niente, fino a ci fa capire. Le canzoni non vanno mai canzoni si fanno sentire la rage e che non si nasconde esce fuori fuori e assai 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 in amore senza perdere di tempo fino a ci fa capire. Belli miei, che onore davvero essere stata in diretta ora con la grande Lina Sastri, nata nel 1953 nel quartiere napoletano San Lorenzo Vicaria. Lina ha esordito nel cinema con La Bella Otero, il primo ruolo importante, e nel film Il Prefetto di Ferro del 77 di Pasquale Esquiltiere. Ha lavorato in vari film tra cui Ecco Bombe di Nanni Moretti, Segreti Segreti, Bombe di Nanni Moretti, Segreti Segreti di Giuseppe Bertolucci, Mi Manda Piccone, del quale abbiamo ora parlato con la dolce nostra Lina Sastri. E ha fatto parte del Festival di Sanremo del 92 con Femmine e Mare. Ha recitato nel film Li chiamarono briganti del 99 e la sua voce nel brano musicale iniziale. Nel 2002 ha tenuto un concerto in Giappone. Da questa esibizione è stato prodotto l'album Live in Japan, che contiene il brano interpretato in giapponese. Nell'album Concerto Napoletano sono raccolte le più prestigiose e storiche canzoni napoletane del Novecento, interpretato dal vivo in uno spettacolo del 2005. Nel 2000 ha inciso il brano Sole, Cielo e Mare, un trio con Gigi D'Alessio e Peppe Barra. Il suo ultimo CD, Reginella, è stato registrato dal vivo nel 2008. Nel giugno del 2011 è stata insignita nel titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. La nostra dolcissima Nelly Paiva, la dottoressa Nelly Paiva, dice che la vita ti sta dando tutto ciò che meriti. Siamo orgogliosi di te, i tuoi genitori del cuore, la dottoressa Nelly Paiva e Giovanni Paiva. Un bacione immensissimo ad entrambi, un bacione immensissimo al nostro carissimo Marco Nodari, che dice: vi sto ascoltando, baci, besos, un saluto a voi tutti. Bacioni carissimi
carissimo nostro Marco, abbiamo iniziato la puntata con il tuo tanti auguri meraviglioso e poi andremo avanti un'altra volta. Davvero tutti stanno scrivendo, Phil Priano da New York e José e Alice di Montserrat, i Pugliesi di Montreal, le famiglie siciliane di Paraná e Omar Gagliardone da Corrientes, il nostro Aurelio Più di Greenwich, la nostra Narepe Literi del Belgio, la nostra Mariella Branchesi, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia in questa nostra puntata piena d'amore verso tutto ciò che facciamo, perciò chiamatelo amore e Buongiorno Italia sarà. Belli miei, voi sapete che in tanti che sono stati questi anni abbiamo avuto delle persone meravigliose alle quali non dimenticheremo mai in vita nostra. Parlo del nostro Giuse Autiero di Napoli, del nostro maestro Tonino delle Donne che aveva fatto gli anni in questi giorni e del nostro Michele Scafì di Gumina di Roma. Sono già tre nostri angeli custodi che li ricorderemo per sempre. Perciò a loro tre e a tutti voi viene dedicata questa mitica canzone Torna sul Riento, interpretata dalla meravigliosa ed unica Lina Sastri. E vai! Di rumare quante belle spire tanto sentimento come tu che tiene mente cascia da tu fai sonna guarda qua che sti giardini siente si esti giù l'arancia non profuma così rindo cuore se ne va e tu dici guarda a te ma lontano lo suo cuore la terra dell'amore Belli miei, davvero che meraviglia ascoltare la grande Lina Sastri che ci regalava questo classico.
torna a Surriento. Mentre ci saluta dagli Stati Uniti Phil Priano, buongiorno Gabriella. Anni fa ho avuto il piacere di aver conosciuto il grande Lucio Dalla. Lo sai, mio carissimo Phil, che io dovevo fare un'intervista e già avevo parlato con la sua segretaria e purtroppo un giorno prima dell'intervista prevista è venuto a mancare il grande Lucio Dalla. Abbiamo appena ascoltato Torna Surriento nella voce della grande Lina Sastri, composta nel 1902 da Ernesto De Curtis e anche Gian Battista è colui che ha fatto il testo, Gian Battista De Curtis. È una canzone che davvero insieme a O Sole Mio, Fuliculi Funiculà e Santa Lucia fanno di noi italiani nel mondo un vero inno. La canzone è stata interpretata da tantissimi grandi quanto Enrico Caruso, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli, Mario Lanza, Elvis Presley, José Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Anna Maria González, Nino Martini, Franco Corelli e ora lo ascoltavamo nella voce della grande nostra Lina Sastri. Davvero un onore star condividendo con voi questa nostra puntata di Buongiorno Italia. E ora ascoltiamo un altro grande, il grande Pino Daniele ci regala Quando. E vai! Tu dimmi quando, quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso verso un giorno disperato ed io sete, o sete ancora, o sete ancora. Dimmi quando, quando, non guardarmi adesso amore, sono stanco, perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando, siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso. Perché ho sete ancora, ho sete ancora. E vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Fra i ricordi e questa strana pazzia, che forse esiste, chi vuole un figlio non insiste. Tu dimmi quando, quando ho bisogno di te, almeno un'ora, per dirti che ti odio ancora. Tu dimmi quando, quando, lo sai che non ti avrò e sul tuo viso sta per nascere un sorriso. Ed io sete ancora, o sete ancora. E vivo, sì vivo, tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che non esiste, chi vuole un figlio non esiste, no, tu dimmi quando, quando, quando. Pino Daniele,
E sì, belli miei, Pino Daniele, un grande della musica napoletana, un grande a livello mondiale, per sempre Pino, per sempre Napoli. Per finire questa prima ora alla grande, ascolteremo una canzone della grande Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, dedicata a tutte le donne del mondo, oggi e sempre. La donna deve venire rispettata, amata ed admirata i 365 giorni dell'anno. A voi tutte. Eccola la grande Fiorella Mannoia, anche dedicata alla nostra madrina d'onore Laura Vizzari, che adora la grande Fiorella Mannoia. E vai! Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Estás escuchando
La Tecno 88.3. La Tecno. Otra radio. Inicio de espacio publicitario. Estudia Cisco y Java. La UTN Avellaneda abre la inscripción a quienes deseen interiorizarse en el mundo informático con Cisco y Java, donde podrán adquirir las competencias necesarias para comenzar a programar, diseñar aplicaciones y obtener habilidades para el mejor acceso a los equipos. Comunicate al 4222-4739, ingresa en extensionfra.com.ar o escribí a utnfracct@gmail.com. Fin de espacio publicitario. La Tecno 88.3. A 70 años de la creación de la Universidad Obrera. Siempre música. Radio. Cugini Fabio. No te confundas. Cugini es Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cugini. No te confundas. Lima 83. www.cugini.com. Cugini Fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación. Y sí. Belli miei, quante emozioni, quanti messaggi, grazie, grazie, grazie per tanto, ma tanto amore, grazie carissima nostra Loretta Crestani, grazie carissima nostra Lucia Cetola, tutta la famiglia Cetola, l'ascolto di Buongiorno Italia, tutte le famiglie siciliane di Paranà, la dottoressa Nelly Paiva, suo marito Giovanni Paiva, Maria Rosa Di Falco, suo marito Tito Paradiso, tutto il club de los desvelados del maestro Riccardo Romero, l'ascolto di Buongiorno Italia, tutti i napoletani d'Argentina, la mitica nostra Lina Sastri che ora ci regala La mala femmina. E vai! E che? Che è stato quello che mi ha detto me? Se non mi è merda. E la vita se non mi è merda. Ma va a fare un culo. Ah! È frullo, capito? Avesse fatta nata quella che fatta a me stomma t'avesse accisa e vuoi sapere perché perché ingoppa sta terra femmina come a te non c'è una sta nomma onesto come a me femmina indoletto tu è stato tu sì una mala femmina e sì. Belli miei, mentre suona La mala femmina di Totò con i grandi Massimo Ranieri e la grande Lina Sastri che abbiamo appena ascoltato in diretta, già preparandosi per una tournée a Buenos Aires, il nostro console generale d'Italia in Argentina, Riccardo Smimmo, è in diretta con noi. Buongiorno, signor console. Buongiorno, buongiorno Gabriella, come va? È davvero assai, assai emozionata e Lina Sastri ha parlato delle meraviglie sull'Argentina, su come ricorda il popolo italo-argentino, mi ha detto poi di darle in privato il suo numero di telefono, vuole parlare con lei, vuole ringraziarla e vuole essere alla sua intera disposizione. No, grazie mille, Lina è una grande artista napoletana. E niente, insomma, speriamo ci siano le condizioni per poterla portare qui, via. E speriamo di sì, incrociamo le dita, signor console, e davvero noi vogliamo ringraziare lei, ringraziare tutto il Consolato d'Italia a Buenos Aires per la vostra accoglienza sempre, per la vostra amicizia e per la vostra fratellanza. Grazie mille, Gabriella. Un dovere per noi
Consolato Generale e la casa di tutti gli italiani, e naturalmente da parte nostra siamo solo contenti quando possiamo ricevere gli amici della collettività e i nostri connazionali. Che infatti ci siamo stati insieme questa settimana ed è stata una riunione molto molto importante per tutti gli italiani d'Argentina, vero? Sì, parli immagino della visita del direttore generale per gli italiani all'estero. Certamente. Luigi Vignali, accompagnato dal sottosegretario Merlo. Certamente di sì, signor Smimo, davvero è stato una chiacchiera in famiglia, direi, perché ci hanno fatto sentire come davvero se fossimo della loro famiglia. Beh, questo è parte di uno sforzo che già da qualche anno il Ministero sta portando avanti con i suoi consolati all'estero per cercare di dare un servizio migliore, di modernizzare in generale i servizi consolari offerti ai connazionali. Qui a Buenos Aires siamo riusciti a fare alcune belle cose, non vuol dire che naturalmente si siano risolti tutti i problemi che ci sono, però è importante fare dei passi in avanti e credo che negli ultimi 2-3 anni sicuramente ne abbiamo fatti. Ne ha fatto tantissimo, signor Console, glielo dico ogni volta che ho l'opportunità di parlare con lei, e tanto lei quanto il Console Guerriero e tutti gli agenti consolari hanno fatto e fanno tantissimo, fanno del loro meglio per noi tutti, e questo davvero è grazie a lei che è il papà di tutti noi italiani d'Argentina. Grazie mille, grazie Gabriele. Parlando su di questo, se lei mi permette la domanda, perché è una delle tante domande che sono arrivate alla nostra trasmissione radio, e l'altro giorno il direttore generale degli italiani nel mondo quanto il sottosegretario Merlo hanno parlato di questa possibilità di direi di sistemare questa legge che non era a favore delle donne. Parlo della legge della doppia cittadinanza: le donne nate prima del 48 non potevano dare la cittadinanza ai loro figli. Tutti sappiamo che è una società patriarcale, il ius sanguinis, che veniva soltanto di padre a figlio, cioè soltanto coloro che siamo nate dopo il 48 possiamo dare la cittadinanza ai nostri figli. Cosa c'è già, è una cosa già specifica, si può dare delle novità ai nostri radioascoltatori, signor Console? Beh, per il momento direi di no, nella misura in cui la legge rimane naturalmente com'è, come diceva giustamente, l'impossibilità per la donna di trasmettere la cittadinanza al figlio nato prima del 1948, però effettivamente sia il sottosegretario che il direttore degli italiani all'estero hanno accennato ad un'ipotesi, e questo mi permetto di sottolinearlo proprio per correttezza anche verso gli ascoltatori, di un'ipotesi di modifica della legge che possa effettivamente mettere fine a questo aspetto in un'ottica di giustissima, di equità tra uomo e donna. Dobbiamo aspettare un pochettino e vedere un po' se il Parlamento riuscirà a portare avanti questa modifica come altre possibili della legge sulla cittadinanza. Ad esempio, se lei mi permette, mi viene a braccetto di domandarle, che anche un'altra domanda che ci fanno tutte le domeniche in trasmissione, il fatto del famoso, che secondo me va benissimo, e anche lo abbiamo detto l'altro giorno, il fatto che la persona che abbia l'onore di avere la doppia cittadinanza, che è anche un onore il fatto di conoscere e saper parlare la lingua e sapere sulla nostra Italia, della storia, della geografia e così via, vero? Sì, beh, questa è già una realtà per quel che riguarda la naturalizzazione e matrimonio. Credo che gli ascoltatori sappiano che dal 4 dicembre 2018 vi è stato un cambio della legge riguardo la cittadinanza per naturalizzazione e matrimonio, che accanto ai vari requisiti amministrativi che già esistevano ora pone un certo livello di conoscenza della lingua italiana da dimostrare attraverso una certificazione, la famosa certificazione B1. Ed effettivamente si dice, ripeto, altra ipotesi di lavoro, che questo requisito possa prima o poi essere esteso anche alla cittadinanza ius sanguinis, però
ripeto, si tratta anche in questo caso di ipotesi di lavoro che, come tante altre, sono allo studio del legislatore, e noi naturalmente come ufficio consolare aspettiamo di capire un po' cosa ci sia di reale, cosa ci sia di vero e cosa poi diventi effettivamente legge. Per il momento, ribadisco, la legge rimane com'è, per lo ius sanguinis non vi è un requisito linguistico. Che secondo me dovrebbe essere pure. Beh, se lo chiede a me, qui rispondo da privato cittadino, non lo trovo sicuramente sbagliato che vi sia almeno una minima conoscenza, certo, della lingua e della cultura di un paese di cui si prende poi la cittadinanza, per quanto lo ius sanguinis sia naturalmente un diritto. Ci sono vari aspetti, Gabriella, come sempre bisogna valutarli bene in tutte le sue sfaccettature, ma da questo punto di vista il nostro Parlamento sicuramente farà una valutazione come corrisponde, come si dice qui. È vero, signor Console, condividiamo al 100% le sue parole. E anche in settimana, se lei mi permette, è stata la festa delle donne, cioè non è una festa, sennò che sì, è una commemorazione, questa festa delle donne. Parlando su di questo, mi viene a braccetto di domandarle qual è il ruolo della donna italiana in questo caso e nella nostra Argentina, la donna italiana in Argentina. Ma è un ruolo fondamentale, come fondamentale è stato il ruolo di tutti gli italiani nella nascita, nella formazione e nello sviluppo della nazione argentina. Io metto molto l'enfasi sul ruolo della donna, perché è verissimo che sulle spalle della donna ha sempre pesato il fardello del portare avanti la famiglia, ma non solo questo, in molti casi anche di essere protagoniste in prima persona, questo naturalmente sempre di più negli ultimi decenni, essere protagoniste in prima persona di situazioni importanti, di lavori importanti, di raggiungimenti importanti che non necessariamente hanno a che fare esclusivamente con la famiglia, ma che sono legati semplicemente ad una presa di coscienza di un nuovo ruolo della donna che credo oramai non debba stupire più nessuno e che fanno sì che anche il discorso che facevamo prima della legge della cittadinanza sia opportuno probabilmente rivedere un pochettino questo meccanismo. È vero, e sappiamo, coloro che conosciamo tanto lei quanto il signor Gianluca Guerriero, Console di Buenos Aires, sappiamo quanto sottolineate entrambe il valore e l'onore e l'ammirazione a tutte le donne, iniziando dalle meravigliose agenti consolari che avete nel vostro consolato di Buenos Aires, Griselda, Marcella, Natalia, così via, tutte le ragazze del consolato, sono delle persone che sono meravigliose e che vengono anche rispettate assai da voi tutti, vero? Beh, tutte bravissime, portano avanti un lavoro molto importante, da quel punto di vista da loro solo la gratitudine anzitutto di noi che siamo i responsabili, ma direi un pochettino di tutti gli utenti che approfittano dei servizi del consolato, perché effettivamente senza questa componente fondamentale di dipendenti, donne, difficilmente si potrebbe andare avanti anche da un punto di vista numerico. È vero, e parlando un pochettino, e con questo già chiudo perché so che è assai indaffarato, signor Console, parlando con la nostra grande Lina Sastri, mi ha detto, ricordali al signor Console, al signor ambasciatore, che le donne doniamo vita, doniamo amore, doniamo musica, e che a volte non so il perché, ha detto Lina, io sono stata toccata dalla bacchetta magica, e perché ci venga una onorificenza o perché ci venga un riconoscimento, sono sempre in più coloro che lo ricevono gli uomini invece delle donne. Ma io, ha detto Lina, ho l'onore di essere commendatore dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana dal 2011, da iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e ha voluto sottolinearlo e penso che ha fatto benissimo. Sicuramente, ma insomma questo è un trend che oramai credo che
sia una costante, stia diventando una costante delle nomine, vale a dire quello che tra i nominati vi sia sempre un cospicuo numero di donne, che in realtà è solo frutto del lavoro svolto dalle donne, non necessariamente di un discorso di porre sullo stesso piano diciamo le nomine agli uni e agli altri. Ci sono tantissime donne che fanno cose straordinarie per il paese ed è giustissimo che naturalmente venga loro riconosciuta una decorazione. Da questo punto di vista il lavoro del presidente Mattarella è encomiabile anche su questo. È vero, e Lina davvero è una grande nostra rappresentante in Italia e nel mondo, perciò signor Console davvero lanciamo l'appello, speriamo bene che possa essere da noi per la nostra festa della Repubblica Italiana in Argentina. Speriamo, speriamo Gabriella, lo speriamo tutti, vediamo se ce ne sono le condizioni. E se per lei va bene, ora potremo presentare, che venga presentata da lei, Passione, interpretata dalla grande Lina. Bene, allora a tutti gli ascoltatori e tutti i nostri connazionali, ma non solo, diciamo tutti gli amici italiani e argentini, la bellissima canzone interpretata da Lina Sastri, Passione. Grazie infinite, signor Console, sono sempre alla sua intera disposizione. Grazie mille, Gabriella, un saluto affettuoso a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona domenica. Arrivederci, arrivederci a tutti. Vicino ti sento, chissà chi sto momento, tu a chi pensi che fai, tu me mi senti vero, non volevo che tu, non mi pensi sta croce, cadrà scino a te. Ti cerco, ti chiamo, ti prego, ti sento, ti sono e non c'è pienso che non che sto occhi un po' più pascherò. E cammina, cammina, e non sa c'è tu manca, io sto sempre che non vedo mai vino, ma c'è fatto nudo amorando la neve, se mi passa sta freddo ora è per la rotta, voglio ti cerco, ti chiamo, I'm
sì, belli miei, che meraviglia, davvero meravigliosa, la grande Lina Sastri, meraviglioso il signor console d'Italia in Argentina, Riccardo Smimo. Tra pochissimo ne avremo la possibilità anche di sentire il console di Buenos Aires, Gianluca Guerriero. Belli miei, non so voi, ma io non ho quasi dormito in tutta la notte, sono assai emozionata e finora non ho pianto, ma ho pianto ieri, devo dire la verità, perché mi emozionavo e soltanto del fatto di pensare quante cose sono passate in tutti questi anni. Sono stati degli anni magici per noi tutti. Continuano ad arrivare dei messaggini, dei salutini. Maria Rosa Di Falco, un bacione immenso. Tutti mandandoci tanti saluti e complimenti. Tutti davvero facendo questo canto alla vita, questo cantico alla vita che è Buongiorno Italia. Ed è il momento ora di ascoltare un altro classico di Pino Daniele, Se mi vuoi, insieme ad Irene Grandi. E vai! Chiedermi una carezza per scoprire che la paura è una certezza. E sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce. E passa ma non passerà questa timore. Belli miei, abbiamo appena ascoltato questo duetto doc Pino Daniele e la dolcissima Irene Grande che ci regalavano questo brano squisitissimo, Se mi vuoi. E davvero la vostra reginella di Buongiorno Italia vuole ringraziarvi dal più profondo del cuore. E parlando su di questo, il grande Pino Daniele
All'anagrafe Giuseppe Daniele, nato a Napoli il 19 marzo del 55, è stato un cantautore, musicista e compositore italiano, chitarrista di formazione blues, è stato a cavallo degli anni 70 e 80 uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, tra i quali Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Ralph Towner, Mike Mainieri, Claudio Baglioni, Danilo Rea, Phil Collins e così via. E anche era appassionato di Eric Clapton e di Chick Corea. Davvero un grande della musica. La sua tecnica strumentale e compositiva è stata influenzata da musica rock, jazz dei Louis Armstrong, del chitarrista George Benson e soprattutto dal blues, in una sintesi fra elementi musicali e linguistici assai differenti, interpretati con vena di tutto personale creativa. La sua passione per i più svariati generi musicali, da Elvis Presley a Roberto Murolo, hanno dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato tarumbo, a indicare la mescolanza di tarantella e blues, assunti come emblema delle sue rispettive culture di appartenenza. Per sempre Pino Daniele, un altro nostro grande della musica italiana. Vogliamo salutare all'ascolto Antonio Mangonia, Benito Zoni, Alessandro Somma, il maestro Fresedo, ascoltando Buongiorno Italia, e ringrazia anche di aver ricordato suo papà nella nostra puntata di Tango e Algo Más. Salutiamo Gian Piero Pierotti, Gianluca Riga, Corinto Lizzi, Erika Mignardi, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia. Quanto salutiamo un'altra volta la carissima nostra madrina d'onore Laura Vizzari, che dice: Gabri, è davvero un onore essere la vostra madrina del cuore. Salutiamo anche Maria Rita Murroni e Benito Zoni, salutiamo Dora Varella, Mirta Visciaino, salutiamo anche José Mammana, sua moglie Alice, tutti all'ascolto di Buongiorno Italia, quanto Claudio Sava della Colombia e Rosa Camposeo del Venezuela. Belli miei, è il momento ora di ascoltare il grande nostro Peppino di Capri, che ci regala Nessuno al mondo. E vai! Nessuno al mondo t'amerà così, perché nessuno al mondo soffrirà così. Nessuno mai saprà cosa sei per me, ma forse il tuo cuore sa che vivo per te. Se tu conosci il mondo, tu conosci me. Tu ti stai perdendo, tienti stretta a me. È stato un sol destino che due cuori unì, mai più. Se tu ti stai perdendo, tienti stretta a me. È stato un sol destino che due cuori unì, mai più nessuno al mondo t'amerà.
La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio. Inicio de espacio publicitario. Capacitate en AutoCAD. Cursá una vez por semana y en 15 clases incorporá las herramientas de edición para dibujo digital. Recreá y modelá imágenes 2D y 3D con este curso de la UTN Avellaneda que comienza el 9 de marzo. ¿Estás interesado? Ingresá en extensionfra.com.ar o envía un mail a extensión@fra.utn.edu.ar. También podés comunicarte al 4222-6465 o 4201-4133, interno 116. Capacitate en AutoCAD. Fin de espacio publicitario. La Tecno. 88.3. A 70 años de la creación de la Universidad Obrera. La radio. La Tecno. De la Universidad Tecnológica Nacional. Otra radio. Cugini Fabio. No te confundas. Cugini es Fabio. Nosotros cambiaremos tu imagen. Vos cambiarás tu mundo. Cugini. No te confundas. Lima 83. www.cugini.com. Cugini Fabio. La peluquería. Lo demás es solo imitación. Y sí. Belli miei, bentornati, già arrivata la mezza ultima oretta di questa nostra puntatona d'oggi di Buongiorno Italia, ricordando i 9 anni di Buongiorno Italia. Sono stati i nostri carissimi ospiti d'onore, la nostra madrina d'onore Laura Vizzari, il nostro padrino Guido Maria Ferilli, la mitica Lina Sastri, aspettando che arrivi da noi in Argentina, il signor console generale d'Italia in Argentina Riccardo Smimmo, e ora tra pochissimo con noi il console di Buenos Aires Gianluca Guerriero. Però ora ascoltiamo questo brano squisitissimo. Senza una donna, ce la regalano Zucchero e Paul Jan. E vai! Soy yo, mi baby. ¿Cómo está? Se está tal y el desordo. Belli miei, mentre ascoltavamo i mitici Zucchero e Paul Jan con Senza una donna, già abbiamo in diretta con noi tutti il signor console di Buenos Aires, Gianluca Guerriero. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Gabriella e buon compleanno. E grazie di vero cuore, carissimo nostro console di Buenos Aires, Gianluca Guerriero, davvero un guerriero della vita, dell'amore e dell'amore che hai per tutti gli italiani d'Argentina. Complimenti Gianluca. Sì, sì, grazie. Grazie Gabriella. E volevo cogliere l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori, per ringraziarti per questo fantastico programma che avvicina sempre un po' di più gli italiani che vivono fuori, lontano da casa, alla nostra amata Italia. E approfitto anche per fare un saluto a tutte le persone che lavorano in consolato, che veramente fanno un lavoro incredibile tutti i giorni per offrire un servizio sempre all'altezza di una comunità così
così grande. E condividiamo le tue meravigliose e sacrosante parole, carissimo Gianluca. Lo sai che poco fa abbiamo parlato, una mezz'oretta fa abbiamo parlato con la mitica Lina Sastri e mi ha chiesto di salutarvi ed in privato poi passarvi il suo numero di telefono. Dice: davvero Gabri, si possa fare questa mia visita in Argentina, questa mia tournée in Argentina per la festa della Repubblica, sarei assai onorata. Sì, certamente, ci stiamo lavorando. Come sai, non è semplice organizzare questi eventi, però ci stiamo lavorando e spero che si riesca a fare tutto. Senz'altro di sì, lo farete come fate tutto, alla grande, con tanta passione, con anima e cuore, sì, come diciamo noi napoletani. Tanto te quanto Riccardo sono due persone che davvero lavorano 24 su 24 per noi tutti italiani d'Argentina. Grazie di vero cuore. Grazie a te Gabriella. Posso fare un saluto alla mia ragazza che ci sta ascoltando da San Paolo? Ma certo di sì. Ti amo tanto. E anche al mio amico Andrea, un altro tano che vive qui in Argentina, che ci sta ascoltando anche lui. Ma è tano perché è napoletano o è tano perché come noi tutti italiani d'Argentina? Scusa la domanda, No, è bergamasco, però è tano italiano. È di Bergamo, che meravigliosa città pure. Sì. Bellissima città dell'Italia del Nord, ma è questo che ti ho detto di Tano, perché anche a me dicono la Tana Gabri, purtroppo non sono nata a Napoli, magari sia stata nata a Napoli perché mi sento napoletana di adozione, sebbene non sono nata a Napoli. Beh, sicuramente comunque porti diciamo molta napoletanità, ho sentito prima Pino Daniele, Peppino Di Capri, certo. Veramente per questo ti ringrazio, perché sai, noi siamo orgogliosi sempre delle nostre radici. Ecco, e anche abbiamo avuto la possibilità, ti ricordi, di intervistare James Senese, di intervistare Graniello, Bennato, sì, tutti ricordo. Napoletani, doc. Sì, no, infatti. Grazie per questa attenzione particolare che hai per la mia partenope. Per la tua parte partenopea, che anche pure la nostra, perché sai che ora tra pochissimo ascolteremo, magari venga presentato da te se tu lo permetti, un classico che è Tu sì una cosa grande, ma interpretata dal mitico Sal da Vinci, al quale ho intervistato 3 volte già in vita mia. Ah sì, Sal è un grandissimo artista, tutta cantante, la famiglia, cantante, attore, veramente un grande artista napoletano che saluto volentieri. E anche suo fratello Gino, che ti sta salutando pure. Sì, è una, sì, ricambio. È una grande famiglia, quella famiglia Da Vinci, davvero meravigliosi, quanto sì. Anche ti salutano Franco Moreno, Mario Trevi, Mauro Nardi, tutti napoletani che vogliono venire anche in Argentina da noi, perché dicono è la nostra seconda Napoli, l'Argentina. Beh, effettivamente ci sono molti legami tra Napoli e l'Argentina, c'è come un legame, diciamo, profondo che unisce l'Italia a questo paese, ma in particolar modo Napoli. È vero, e ora ne abbiamo una trilogia, perché abbiamo il consolato, che i grandi del consolato sono tanto te quanto Riccardo, e l'ambasciata anche con Giuseppe Manso, un altro napoletano. Certo, sì, esattamente. Sì, è una coincidenza, direi una felice coincidenza, di questa napoletanità nel corpo diplomatico qui a Buenos Aires, che però ci rende contenti, diciamo. È vero, e anche portando avanti, sì, come direbbe il grande Totò, il principe di Curtis in arte Totò, questa camicia bianca, vero che l'educazione è come una camicia bianca che non passa mai di moda, e davvero la vostra camicia bianca non passa mai di moda, perché siete delle persone a portata di mano, ma anche delle persone assai educate, assai rispettose, e che vengono davvero amate e rispettate da noi tutti. Grazie per queste parole, Gabriella, e ricambio tutti questi pensieri affettuosi. E ancora una volta ti ringrazio per questo bellissimo programma che fai,
in lingua italiana. È importantissimo, diciamo, questo lavoro di appunto collegare gli italiani all'estero con l'Italia, e farlo attraverso la lingua italiana, che è la nostra lingua d'origine. Il nostro sangue. E parlando alcuni minuti fa con Riccardo, dicevamo anche dell'importanza di mettere, di sottolineare che la doppia cittadinanza deve avvenire anche come clausola, il fatto che la persona che acquisti la doppia cittadinanza sappia parlare la nostra lingua e sappia della nostra storia, della nostra geografia e di tutta la cultura che ne ha la nostra Italia. Sì, beh, questo non compete a me, lo devono decidere, diciamo, in Italia i legislatori, chi fa le leggi. Adesso è stato introdotto questo requisito per la cittadinanza per matrimonio, quindi si sta andando in quella direzione. Penso che sia una direzione corretta, perché è giusto che la persona che vuole essere italiana, che ha la cittadinanza italiana, conosca anche un po' la lingua italiana, la cultura italiana, così come d'altronde avviene nella maggior parte degli altri paesi europei, che diciamo riconoscono la cittadinanza sempre con la dimostrazione anche di una conoscenza del paese di origine. Certo di sì. Certo di sì, condividiamo al 100% le tue parole, carissimo Gianluca, e lo sai che puoi sempre contare su di noi, casa nostra e casa tua, hai già le chiavi delle porte di casa, così che davvero onoratissimi di averti sempre con noi. Ok, grazie, tornerò a trovarti spesso. Benissimo, amore nostro, e ora, se per te va bene, puoi presentare per favore Tu sì una cosa grande interpretata da Sal da Vinci? Se la puoi presentare tu. Sì, ascoltiamo adesso Tu sì una cosa grande, un mitico pezzo, diciamo, della tradizione partenopea, cantato da Sal da Vinci, uno dei più poliedrici artisti napoletani, cantante, attore di teatro, che canta appunto questo pezzo che fa parte proprio della nostra storia e della nostra tradizione. Grazie dal più profondo del cuore, carissimo Gianluca Guerriero, onoratissimi di averti come console di Buenos Aires. Buona Ciao. Domenica e buona vita. Ciao Gabriele, feliz cumpleaños. Grazie mille tesoro bello, ciao. Un bacione, besos. Ciao. Tu sei una cosa grande, tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, si pure tutto siente morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché ti innamoro da sé, si pure tu stai tremando. Una
una cosa che tu stessi non sai, una cosa che non hai già avuto mai, non era così, a così grande. Non era così, a così grande, la vanessa, si fu, tu stai tremando. Cosa grande, la cosa che tu stessi non sai, la cosa che non hai già avuto mai, non era così, a così grande. Belli miei, davvero grazie ancora al signor console di Buenos Aires, il grandissimo Gianluca e Guerriero, un grande della nostra cultura italiana in Argentina, quanto il signor console generale, quanto l'ambasciatore con il quale, se Dio vuole, ci saremo domani per un nuovo evento dell'ambasciata. Buongiorno Italia e Tango y Algo Más dicono presente. La nostra Nelly Paiva dice: ma che belle puntate d'oggi, che meraviglia, le interviste alla cantante Lina Sastri, ai consoli generali e al console di Buenos Aires. Intanto stanno telefonando pure al telefono fisso e vi presento questo brano squisitissimo, My Way. Ce la regalano Frank Sinatra e Luciano Pavarotti. E vai! And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets I had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much, much more. I did it. Did it my way. Yes, there was a time I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew,
if not in self, then he has not. Not to say the things that he truly feels, and not the words of someone who lives. Let the record show, I took all the blows and did it. E sì, belli miei, le applausi per i mitici Frank Sinatra e Luciano Pavarotti che ci regalavano My Way, questa canzone meravigliosa adattata all'inglese da Paul Anka, ma che in realtà è stata scritta dal francese Claude Franco e Jacques Ribault. È davvero un capolavoro. Belli miei, stiamo arrivando alla fine di questa puntata fatta con anima e cuore. Ce la regala Fred Bongusto. E vai! Tenimoci a così, anima e cuore. Non ce la siamo più, manca un'ora. Sto desiderio te mi fa paura, campo con te, solo con te, per non morire. Cancelli ci mi fa parola amara. Sia bene o campa con un respira, si smani pure tu per chi sta ora. Tenimoci a così, anima e cuore. Mi fa paura, campo con te, solo con te, per non morire. Cancelli ci mi fa parola amara. Se ho bene o campare con non respira, si smani e pure tu per chi sta ora. Teniamo già così anima e cuore, anima e cuore, anima. Belli miei, anima e cuore, siccome faccio tutto in vita mia, la stessa cosa ho tentato di insegnare a mio figlio Claudio, di fare tutto nella vita con anima e cuore. Bettina Grandinetti, questa grande cuoca, dice: complimenti per il tuo meraviglioso programma. Lo stesso dice Duilio Eric Girotto. Ha telefonato anche la dolcissima nostra Agustina Corazon Lentino, madrina d'onore di Tango e Algo Más, per augurarci tanti tanti auguri per queste nostre puntate di Buongiorno Italia. Lo stesso Michele Foschino. E sentirete, belli miei, una radio che suona lontana e canterà Ritornerò, amore mio. E vai!
vicino al mare. Quando si arriva c'è sempre il sole, quando si parte ci si saluta, ci si commuove. In quel paese che sta sui monti, donne e bambini vecchi stringono i denti ad aspettare la luna piena che porti fortuna. Il mio paese non è più uguale, d'inverno quando la gente è altrove, ma com'è bello d'estate quando c'è pure il sole. E sì, bello mio, bella mia, ritornerò, ritornerò, se presto o tardi non lo so, ma so soltanto che per sempre tornerò. Ritornerò, amore mio, è tanto tempo che sto via, non vedo l'ora di tornare a casa mia. Io ritorno tutte le domeniche accanto a voi con Buongiorno Italia. Le nostre puntate vengono fatte davvero con anima e cuore, desde l'alma, con tutto il meglio di me. Davvero tento di darvi del mio meglio. E questo meglio ce l'ho perché ho accanto mio un grande, che è mio figlio Claudio, ho una famiglia meravigliosa e ho una radio che è FM La Tecno, che ci accompagna domenica a domenica. Perché? Perché sentirete una radio che suona lontana, sentirete una vecchia canzone italiana. E vai! Nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore, terra di grano e di fiori, di spine e di vino, d'amore d'allori, terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Terra di santi e profeti, dei troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasti in dolore, la gente che parte di terra lontana. Del mondo, dovunque tu vada. E sì, bello mio, bella mia, in ogni parte del mondo, ovunque tu vada, da solo non sei. Sentirai una radio che suona lontana, canterà una vecchia canzone italiana. Rivedrai in un attimo il tuo primo amore. Passano gli anni e la vita, però una canzone no. Una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu. Ti porta tutte le domeniche a FM La Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Grazie ancora per tanto, 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 ma tanto amore. Grazie ancora ai nostri padrini d'onore, Laura Vizzari, il maestro Guido Maria Ferilli, ai nostri consoli generale, Riccardo Smimo, al nostro console di Buenos Aires, Gianluca Guerriero, e alla mitica Lina Sastri, che aspettiamo di averla quanto prima in Argentina. Belli miei, passatele in famiglia, dite sempre ai vostri cari quanto ma quanto li vogliate bene. Io vi adoro e vi aspetto domenica prossima con anima e cuore. Arrivederci e bye. Ciao, vostra Gabri.